Ciao ragazze, bentornati nel mio canale. Oggi un nuovo video. Questo è il video dove vi faccio vedere la seconda parte del beauty, cioè relativa al make-up. Niente, partiamo subito. Scusatemi se i pennelli li vedrete sporchi, eccetera, eccetera, ma ho preparato la roba. Tra pochissime ore parto e quindi niente, insomma, ho deciso di non lavare i pennelli anche perché il fine settimana sono stata fuori e ho deciso di lavarli tutti insieme al mare appena arrivo. Allora, parto subito con il farvi vedere i miei beauty. Per quanto riguarda il beauty, allora vi mostro subito questo qua rosa con le scritte bianche, che è un beauty che ho comprato tipo a 2 euro, 2,50 euro dei cinesini. Ed è fatto così. Allora, qua praticamente ho messo gli accessori per capelli, eccoli qua. Ho messo dentro braccialetti, orecchini e collane, che non vi faccio vedere nel dettaglio, anche perché se no perdiamo veramente una mattinata per farvi vedere tutti i miei dettagli. Se mi seguite su Instagram oppure su Facebook, ho già pubblicato una foto dove vi facevo vedere mentre appunto stavo preparando il beauty. Poi in quest'altro beauty qua rosa, anche qui ho messo tutti i prodotti per la manicure. E qui vi posso far vedere nel dettaglio cosa ho messo. Allora, ho messo due lime perché, come vedete, mi sono tolta il gel, quindi me la farò da sola. E ho messo due lime, l'acetone, che ho questo qua io di Essence senza acetone, che è quello che sta alla fragola, frutto della passione. Mi piace, mi piace, mi piace. Poi ho messo i gommini appunto per dividere le unghie dei piedi. Ho messo dentro questa macchinetta qua che avevo preso anni e anni fa, che praticamente ha tutti gli strumenti per fare la manicure, come lo scavicchio, eccetera, eccetera. Quindi ho preso anche questa. Poi ho preso le nail patch e io ho queste qua di Avon, che praticamente non le avevo comprate, non le ho mai usate. Ho preso queste qua, diciamo leopardate, che ce ne sono rimaste poche ma che userò per fare l'accent nail. Poi ho queste qua rosa con gli Swarovski, ho queste qua con le roselline e poi ho queste qua, eccole, che sono, vedete, tutte colorate sul blu, e anche queste qui le ho già utilizzate per fare l'accent nail. Poi dentro ho messo degli smaltini. Allora, ho messo questo olio qua per le cuticole, uno smalto trasparente che utilizzo come top coat, e questo è di H&M. Poi ho messo dentro, allora, questo smalto fucsia della Orly, questo smalto rosa qua della Maybelline, che avevo trovato in un giornale, mi sembra. Eccolo qua. Poi il Gel Effect di Laila, che l'ho messo, diciamo, per testarlo, e diciamo che è quasi una settimana che ce l'ho sull'unghia, e a parte che si è sbreccato, diciamo, sulla punta, ovviamente sono stata anche al mare, sempre lì, quindi questo mi sta veramente piacendo. Non ho ancora messo gli smaltini di Pupa, quelli che ho trovato in Grazia, mi sembra, in Grazia, che ne ho prese in tre colorazioni, quindi se mi seguite comunque su Instagram vedrete sicuramente quali sono i colori che appunto mi sono presa e mi porterò dietro. Passiamo adesso, da-dan, alla trousse più bella che avete mai visto, cioè quella del make-up. Per quanto riguarda la pochette, questa appunto fa parte del set che avevo comprato a Eurospin, e vi faccio vedere cosa ho messo dentro. È bellissima, è spiombata, ma vi faccio vedere, diciamo, che ci ho messo tutto il necessaire. Come vi ho detto, non è che andrò, diciamo, al mare a truccarmi molto, anche perché non prevedo tutte le sere appunto di uscire, quindi quando vado al mare io non mi trucco. Però, diciamo, io mi sono portata qualche cosina perché sicuramente uscirò, cioè alla sera, però vi spiego, siccome non so quando e quanto, allora io, per stare buona e calma, mi sono portata proprio appunto il necessaire. Allora, parto con i rossetti e ho preso questi 5 qua. Allora, ho preso il matte fucsia di Avon.
Allora, non ve le faccio vedere nel dettaglio, ragazze, perché sennò siamo qui una vita, quindi ve li rammento e basta. Il matte fucsia di Avon. Poi ho preso del Lion Pupa, ho preso i colori che appunto ho io e che sono il 406, che è questo rosa sparaflesciato. E poi ho preso il 208, che è questo qua sull'aranciato. E poi, per quanto riguarda il rosa, ho preso due colori della, come cavolo si chiamano? Dei Perfect Kiss di Avon, scusatemi. E sono il Berry Smotch e il Fuchsia Flirt, che sono, ve li faccio vedere, che sono praticamente, questo è il Berry Smotch e questo è il Fuchsia Flirt. Come avete visto, non ho preso nessun rossetto di MAC perché, diciamo, siccome verrà anche la mia cugina al mare, che sì, è vero, ha 15 anni, però per evitare che mi inizi a frucchiare dei trucchi, li usi, me li sciupa, no, ho deciso di portarmi appunto solo cose, tra virgolette, low cost, in modo che se si rovinano, vabbè, pace alla vita sua. Poi ho preso due pastelle di Neve Cosmetics, sempre per le labbra, e ho preso l'Aragosta e la Fenicottero, che sono queste due qua. Poi, allora, ho preso, per quanto riguarda le palette da occhi, facciamo così, ho preso, allora, questa qua della Winnie, che io ragazze stra adoro, eccola qua. Poi ho preso la Intensissimi di Neve, anche perché ci sono tutti questi colori meravigliosi e se appunto non li uso in estate, quando cavolo li uso? Poi ho preso questa palette qua di Wycon, che è la Baked Stripe Eyeshadow, la numero 6, ed è quella fatta così, con questi colori oro, bronzo, borgogna e marrone scuro, però tutti molto glitterati, molto 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 bella. E questa la vedrete nel dettaglio nel video che caricherò, dove faccio vedere appunto l'haul di Wycon, che ve lo caricherò sicuramente dopo questo video. Poi ho preso, per quanto riguarda le ciprie, questa palette della Collection Professional, che appunto avevo preso al Cosmoprof, e scusatemi se ho un po' rovinata, ma l'ho utilizzata, e ho preso praticamente questa perché ha ciprie molto chiare e quindi magari che non mi vanno a alterare, magari sfumandole bene vedete il colorito poi dell'abbronzatura, ma ci sono anche questa linea qua, tipo questa che è bella scura e bella glitterata, questa un pochino più chiara e un po' glitterata, che mi può utilizzare anche come illuminante, quindi insomma ho deciso questa qui e per portarla anche avanti, perché appunto mi piace veramente 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 tanto, e quindi senza portarmi dietro 3000 cifre, cioè la trasparente, la colorata, mi porto la palette e sono a posto. Poi ho preso, sempre per quanto riguarda il viso, allora la terra, ho preso questa qua di Deborah, che è la Maxi Terra nella colorazione 01, che è questa. Eccola qua, che la sto utilizzando in questo preciso momento per fare il contouring. Però magari se tipo sono abbronzata e voglio uniformare solamente il viso senza darci fondotinta e cose varie, ce la passo un po' di terra e sono a posto. E poi sempre per il viso della Penny Sage ho preso questa, loro la chiamano cipria, però io la utilizzo più come per fare un effetto baciato dal sole, che è la Poudre appunto Mosaic nella colorazione Tache d'Or, perché ve ne ho già parlato, come potete vedere è molto molto bella, ha dei riflessi dorati stupendi e quindi secondo me per l'abbronzatura è stra 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 favolosa. Poi per quanto riguarda i blush, ne ho presi due soli, oh, e ho preso allora il Blush Up di Essence, questo è nella colorazione 10 e Hot Wave, che è quello che dà sull'arancione. E poi per quanto riguarda invece la colorazione rosa, ho preso questo qui, che è quello di H&M, con questo packaging stupendo, che è la colorazione Autumn Flower, ed è molto molto molto, vedete, carino, che non l'ho ancora provato, quindi mi sono portata anche cose, diciamo tra virgolette, nuove per testarle durante il viaggio. Poi passiamo adesso agli ombrettini. Allora, per quanto riguarda gli ombrettini, ho preso
questa piccola palette qua di Essence, che è la All About Candy, che ha questi colori pastello favolosi che si possono ben utilizzare anche, diciamo, come base nell'occhio e poi andare a intensificare la piega con un colore più scuro delle altre palettine che vi ho fatto vedere. Ho preso poi 4 ombretti in crema ed ho preso questo, il Color Shock di Avon, nella colorazione 107, che è questo bellissimo verde blu favoloso. Poi ho preso quello di Pupa dell'edizione City Safari, che è questo oro spettacolare, e poi ho preso quelli della Wave Goddess di Essence ed ho preso il blu, che è meraviglioso, tutto glitterato, e alla fine appunto ho preso il rosa, che è la colorazione 04 Life in Better When You Surf, che è comunque questo, eccolo qua. Poi, sempre di ombretti, ho preso appunto due matitoni che mi servono appunto per fare la base dell'occhio ed ho preso questo qua di ELF nella colorazione Fancy Lace, che è comunque un colorino beigiolino molto 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 chiaro. E poi ho preso questo qua dell'Easy Paris nella colorazione, non si legge un cacchio nulla perché si è cancellato tutto. Comunque va bene, che è questo rosa qua favoloso, veramente. Eccolo qua, molto 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 bello, appunto da utilizzare come base per l'occhio, che appunto è quella che illumina ed è questa qua, molto bella, anche per fare un trucco molto luminoso per l'estate. Poi per le sopracciglia ho preso il kit, questo qua che utilizzo sempre, e in questo caso ho preso la matita della Essence nella colorazione 04 Blonde e il mascara per sopracciglia, appunto questo qui di Essence, questo trasparente. L'ho preso nuovo perché quello che ho è praticamente quasi terminato e quindi per non portarmi quello da terminare, quello nuovo, ho preso quello nuovo e in caso poi quello vecchio lo termino i primi giorni che tornerò dalle ferie. Mascara, ho preso questi tre. Allora, ho preso il Get Big Lashes, che è questo qua di Essence, e questo è quello waterproof. Poi ho preso questo qua di Debbie, che è l'Extra 100% Volume, che mi piace veramente, ragazze, tanto. E poi ho preso questo qua rosa della Viva Brasil della Essence, che è appunto il mascara, quello colorato, che sta comunque quasi a fine, eccolo, è questo qua. Comunque lo utilizzo magari solo sulle punte delle ciglia quando mi vesto di rosa, ecco, niente, niente di che. Per quanto riguarda le matite da internocchio, ne ho prese solamente tre. Io ho preso questa qua di Pupa, che si chiama appunto Glitter Eyeliner, che è, ragazze, meravigliosa, mi piace veramente 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 tanto. È un oro, eccolo qua, molto 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 bello. Poi ho preso questa matita qua, che è la Skinny Fit di Kiko, ed è in questa colorazione qua 03, che è questo celeste molto 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 bello. E poi ho preso la classica matita nera waterproof di Kiko, che questa è la Sport Proof Eyeliner. Poi ho preso un eyeliner ed ho preso lo Stay No Matter What, questo qua di Essence, che non è waterproof, però ha un tratto molto fine, mi piace molto, e soprattutto me lo dà per una durata di 24 ore, quindi magari a vista d'estate si suda di più, eccetera eccetera, quello. Poi ho preso la perfettina per appunto i rossetti e passiamo adesso alle cose, diciamo, alle ultime cose. Ho messo il burro cacao, questo qua della BB Verde Coop. Poi ho messo l'illuminante per l'arcata sopraccigliare, che è questo qua di Pupa, e questo era della Luminous Baked Eyeshadow Dual Purpose, che è praticamente un ombretto luminoso bellissimo, guardate, bellissimo.
eccolo qua, che io lo utilizzo o a volte come per fare la base, oppure lo utilizzo proprio come illuminante per l'arcata sopraccigliare. Poi ho preso per la base viso, ho preso un primer viso, è una BB base uniformante, questa è della Colors and Beauty e ho preso praticamente questa qui perché si può utilizzare proprio come solamente perfezionatore del viso. Ora, spero riusciate a vederla, è qua, eccola. E poi ho preso la BB della Maybelline, questa qua nella colorazione medio chiara, che la utilizzerò magari tipo appunto al posto del correttore, vedrò un po'. Non ho preso appunto il correttore perché presumo che non ce ne sia tanto bisogno, visto che appunto mi sono portata due BB che sono abbastanza anche coprenti. Ultimi due prodotti per finire, ho preso questo blush, questo qua è della Wave Goddess ed è un blush che sembra appunto uno smaltino ed ha questa colorazione qua rosa, ragazze, favolosa. La colorazione è la 01 Lose Your Heart in the Boat, eccola qua la colorazione, si sfuma che una meraviglia, ha una buonissima pigmentazione e io lo utilizzo appunto come base per gli ombretti colorati. Questo me l'ha regalato il mio amico Lorenzo, un bacio tesoro e grazie. E poi per finire ho preso l'illuminante appunto per gli zigomi e ho preso semplicemente le Pink Drops di Kiko. L'ultimo beauty che vi faccio vedere è questo qua, diciamo, dove dentro ho messo tutti i pennelli, che appunto evito di farveli vedere per non entrare nel dettaglio, e ho messo poi vabbè, la punta lapis, oltre che ai pennelli la punta lapis, due pinzettine, e poi ho messo dentro due prodotti strafondamentali per me, che sono il Makeup Fixer, questo qua di Kiko, e il Brush Cleanser, questo qua sempre di Kiko. Bene ragazzi, allora questo video è terminato. Io vi ho già fatto un video dove appunto vi saluto per le vacanze, ve lo caricherò adesso prima proprio di partire. Quindi, come già vi ho detto nell'altro video, vedrete sicuramente altri miei video. Questo sarà il primo di una lunga lista. Io vi mando un bacione grandissimo a tutte, vi auguro buone vacanze e alla prossima. Ciao!